abbiamo peccato un po' di personalità nel gestire il vantaggio. Tante volte siamo andati in vantaggio a Bari, a Pescara, e l'impressione dal campo era come se avessimo paura di vincere quella partita, quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, gestire di più i momenti, perché nell'arco di una partita ci sono le fasi d'attacco, di difesa, e dobbiamo essere più compatti sicuramente nel gestire il risultato, ecco. Sì, però tante volte durante in una partita, come ho detto prima, durante una partita ci sono tante fasi di gioco, no? E magari c'è bisogno di qualcosa in più sotto l'aspetto di giocare la palla, di tenere quando è necessaria la palla, far salire la squadra, quindi dobbiamo essere più furbi sotto questo aspetto. Ma io ho sempre giocato in un centrocampo a tre, però l'ho fatto più da interditore, più copertura alla difesa, ecco. È un ruolo che comunque, diciamo, ho sempre fatto, e cercherò di dare il massimo in questo momento. Ma io fisicamente sto bene, non è un mio problema quello di scendere in campo. Io sono a disposizione dell'allenatore, sto bene, e se l'allenatore ritiene opportuno farmi giocare, io sono a completa disposizione. Ma sappiamo che il Perugia comunque è un'ottima squadra. Non è sicuramente il Perugia delle ultime sei partite, dove ne ha perse 5 di fila, ma è una squadra ben organizzata, messa bene in campo e con elementi validi. Quindi dobbiamo essere attenti nelle loro ripartenze, perché è una squadra che comunque gioca molto di rimessa. E cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, sfruttare le nostre caratteristiche, poi speriamo di portare a casa il risultato. Ma è una partita come tutte le altre, sono stato poco alla fine, sono stato 6 mesi. E non ho nulla contro il Perugia, anzi, però sono esperienze che per me personalmente è stata un'esperienza negativa, però sarà una partita come tutte le altre, cercheremo di fare una bella partita.